il governo deve intervenire, come dire, sta in ritardo, le interlocuzioni non sono mai mancate, quelle politiche infruttuose, quelle tecniche hanno prodotto tanti risultati, tecniche parliamo dai vertici del mio ufficio di gabinetto e i vertici istituzionali e amministrativi di Palazzo Chigi, quindi sto parlando di incontri ad alto livello, però adesso non si può più aspettare, lo dico con molta sincerità, l'ho scritto in modo garbato ma anche fermo al Presidente del Consiglio, questa città ha pagato già un prezzo ingiusto e l'ha pagato anche questa amministrazione, evidentemente con una chiara volontà anche politica, perché per tutto il 2017 non si è voluto decidere questa questione di un debito che attiene in gran parte il governo, insomma noi adesso non siamo più disponibili a cominciare un'altra volta punto e da capo, quindi ogni giorno da domani noi ricorderemo al governo questo, fin quando non verrà definita la questione, perché questo è un tema centrale che danneggia la città, danneggia i napoletani, è un debito ingiusto, è un fatto clamoroso e quindi non possiamo più sostenerlo. Abbiamo fatto l'anno scorso, quest'anno chiaramente eravamo più preparati e quindi abbiamo lavorato meglio perché non si avessero conseguenze così negative come quando è accaduto l'anno scorso, l'ho anche detto, siamo riusciti a contenere il danno, ma non si può più andare avanti così, quindi io mi auguro che il Presidente Gentiloni dia le giuste indicazioni perché venga messo nella strada giusta la definizione di questa questione che si fa fatica anche a spiegare ai napoletani, perché parliamo di un debito che è stato consumato dal governo quando io avevo 13 anni e che rischia di mettere in ginocchio servizi che sono fondamentali per i cittadini di oggi, quindi è una cosa che non è veramente ingiusta, quindi il governo lo sa che deve intervenire, quindi adesso siccome stiamo veramente in una fase in cui il tempo si è consumato, perché noi avevamo avuto assicurazioni che entro il 2017 la definivano, siamo arrivati al 18, ci è arrivato un nuovo pignoramento, quindi non ho messo penna su carta, visto che siamo anche in campagna elettorale, che loro sono impegnati in campagna elettorale, io sono impegnato a amministrare la città, ogni giorno ricorderò ai napoletani e agli italiani quello che sta subendo la città, non per colpa nostra. Sono comunque 20 e passa milioni, 24. Diciamo nelle more di una decisione di un governo che è pur sempre in scadenza, quindi voi state studiando qualche... La situazione è sotto controllo, non c'è nessun rischio per la città, nessun rischio per il piano di riequilibrio, nessun rischio per nulla, quindi è tutto sotto controllo, però è una cosa ingiusta che noi non possiamo pagarne le conseguenze, se non si risolve chiaramente può avere delle conseguenze nei prossimi mesi, quindi non adesso è tutto sotto controllo perché questa amministrazione è in grado di affrontare ogni tipo di ostacolo e poi è un governo in carica, attenzione, non è nemmeno dimissionario, a parte anche i due governi dimissionari fanno l'ordinaria amministrazione, questo è un governo in carica, nel pieno delle sue funzioni, quindi noi ci auguriamo che la settimana prossima arrivi la convocazione del governo, questa è la richiesta che faccio al Presidente del Consiglio, visto che mi fate la domanda ve l'anticipo quello che gli dirò da qui a qualche minuto, tavolo tecnico, non c'è bisogno di un tavolo politico perché la vicenda è talmente stata sviscerata col Presidente del Consiglio, con la sottosegretaria Boschi, con tutti, quindi la volontà politica ci hanno detto che c'era, alle parole non sono seguiti i fatti, per far come dire, raggiungere l'obiettivo ci vuole il tavolo tecnico a cui mi auguro ci sia la giusta indicazione politica che c'è sempre stata, quindi davvero se il risultato non avviene devo dire che insomma vuol dire che chi ha detto delle cose non ha detto la verità e siccome non lo voglio pensare sono fiducioso che il Presidente del Consiglio la settimana prossima faccia convocare un tavolo tecnico con il Comune, con il CR8 e con il governo a Palazzo Chigi, questa è la richiesta. Assessore Panini, i giorni scorsi questa è la richiesta. Ha detto proprio la Comune Boschi. Di Napoli, governo CR8. La Boschi non? No, la Boschi ci ha tradito, nel senso politicamente intendeva Panini, no, sulla cosa. I tradimenti lasciamoli ai fatti sentimentali. Qua la politica è fatta di impegni e le persone devono mantenere gli impegni. Il governo ha preso un impegno e lo deve mantenere, punto. Mari sarà stato impegnato in questi giorni in altre cose, però adesso se si distrae un attimo noi glielo ricordiamo ogni giorno.